stiamo lavorando sulla scuola, sull'istruzione, sull'università. Sappiamo bene la situazione che stanno vivendo le scuole e anche la fatica degli enti locali per cercare di sostenere gli interventi nella scuola. E quindi questo è un problema di cui siamo perfettamente consapevoli, dobbiamo lavorare per trovare le risorse per venire incontro a queste esigenze. Quindi i problemi li abbiamo discussi anche adesso con l'assessore, insomma, l'edilizia scolastica, il tempo pieno, insomma sono problemi noti che ci sono un po' in varie aree, ma insomma sono comunque comuni in Italia e a maggior ragione anche nel sud. Lavoreremo insieme per sfruttare ovviamente i fondi europei, ma anche per cercare delle risorse per sostenere queste iniziative, per lavorare a partire dall'edilizia scolastica poi sulle altre emergenze. Io ho apprezzato molto questa visita del Ministro e del Sottosegretario Rossi Doria, che hanno cominciato da Napoli questa esperienza importante di governo, un bel segnale, perché la scuola è fondamentale in Italia, è fondamentale la nostra città. Ho rappresentato che la scuola, tra mille problemi, è un grande punto di riferimento della nostra città, in tutti i quartieri, quindi ho speso parole innanzitutto di apprezzamento per quello che fanno le maestre, i maestri, gli insegnanti e il personale tutto nelle scuole della nostra città, che sono veramente un presidio di democrazia, di legalità e di punto di riferimento per i nostri giovani. Poi abbiamo rappresentato ovviamente che noi siamo un'amministrazione che vuole fare, non stiamo a chiedere quando viene un governo, stiamo innanzitutto a dimostrare tra mille difficoltà quello che cerchiamo di fare. Poi instaurare un bel rapporto proficuo tra istituzioni, anche per chiedere le cose che un comune come il Comune di Napoli è giusto che chieda al governo: sensibilità per l'edilizia scolastica, per la programmazione. Credo che il segnale più bello in questo momento storico è che le istituzioni possano lavorare insieme.